tornata. Quante volte vi ho detto che la finestra deve stare chiusa, perché sennò trasa povera! Ma mamma! Niente mamma! Chiami se mano coppo vetro, ma già voluto usare una moto! Mary Poppins! Mary Poppins a me! Mamma vostra è meglio di Mary Poppins! Ci fosse qualcuno che mi avesse una moto una mano a me, vai! Oh, che c'è? La dispensa è vuota! Non diri da mangiare! Ma mi hai fatto prendere uno spavento! Perché non me l'hai detto? Io ho portato la valigia piccola, sono venuto col treno, ho potuto portare soltanto lo spuntino. Ma guarda, ti posso dire una cosa? È meglio che hai portato lo spuntino. Ecco qua. Fammi vedere che c'è, tanto che così c'entra qua dentro. Bella parmigiana di melanzana, mamma, hai visto? Questo non deve mai mancare. Abbassata! E se si vuole fare una bella scarpetta, e mamma tua te l'ha portata, mozzarella! L'ultima cosa, il pigiama! Non si può mai sapere, te lo sempre su via, mamma, eh? Ma tu mi devi spiegare come fai a tirare tutta sta roba fuori da una porta? Cioè, fisicamente è proprio impossibile! Comunque Pasqua, sta casa è una schifezza, devo fare una bella spazzata, una bella pulizia intorno a te. Mi dispiace, hai rotto la scopa! E mamma, che sono staffo! Eccola qua la scopa! Pasqua, mamma, fa una cortesia, ci avessi stata pure l'aspirapolvere! Cosa, mamma, ti volevo dire? E che è qua? Ai mamma, però non fare questa tragedia, tanto tra poco viene la signora delle pulizie e mette a posto tutto. Tra poco quando? Tra 5 minuti sta qua. Ma sì. Mamma, mi hai messo a posto tutto. Certo, viene la tante, che faccio? Faccio trovare la casa in disordine, è maleducazione, no? Mamma, ma ho capito, ma è il suo lavoro. Vabbè, ma è sempre un ospite. Par brutto. Dai, ti brighi che ci stanno aspettando, dai! Il cappotto, aspetta un attimo. Mamma, oh, esco con gli amici, vediamo dopo, eh! Sei messo la maglia della salute, ma basta il pensiero, mamma! Ho messo la maglia della salute! Però ti sei messo la maglia della salute? Che mi mettevo la maglia della salute, Ricky? Io glielo dico a lei, se no sta storia non finisce più. Buono, me la metto. Andiamo, ciao mamma, ciao! Io voglio capire dove trovi il tempo di farlo. Ma è normale che mi pizzicano un po' le gambe. Ah sì, ti avrà messo la calza a mano. Andiamo, dai, piano piano, Questo camino avrebbe bisogno proprio di una bella sistemata. Eh già. Canca. Attacca Eugenio! Ma non me la sai, questo fritto come faccio senza te? Arrusco ma sto cuore, affumica il mio amore, ma non sto da sta braccia un bietta a me. Gianni Mora, invece di cantare pulisci buona cap, perché qua sta trasendo un sacco di puliggine, se no l'anno prossimo non pigliamo proprio a cap a da pigliaria. Hai visto il viaggio portato? Come gli due, i Beatles! E cioè, ma tu veramente stai facendo? I Beatles suonavano primo piano, noi stiamo al sesto piano! Non arriva la voce a basso, capito? Ma boh, siamo pure sfortunati, perché stasera mi ha acchiappato vento dell'est e la voce verrà là, ovè! Cioè, secondo te come fa? Prima riscena, ma guarda le previsioni del tempo, a domani o vieni a mancare a nulla, ma ti senti? Ora, quando le cose vanno buone è merito tuo, quando le cose vanno malamente, va a pigli con me. Ma quando sono giunte buone? Quando, Eugenio? Mi sono fidato, tu mi hai detto vieni con me, è allegro e felice, pensieri non ha. Una volta mi hai portato in da fogna e mi è venuta la sciatica, ma mi stai venendo la cervicata. Senti, cancami, è brutto. Comunque qui mi fermo che teniamo un grande evento a due terrazze già a fianco. Un party? Di più! È un party esclusivo? Di più! È l'inaugurazione! Bravo! Ma cantà! No, non mi pulizzavo forno, non c'è una cimenera tanto! Vieni da qua che non sei scemuti, Già ho capito, ma prendiamo almeno l'ascensore, perché mi scende la grondaia? Metti che qualcuno vuole l'autografo! Ma chi? Chi? E secondo è bollella! Ma manna, comincia a fare sta faccia, Qua c'è bisogno di qualcuno che guardi i bambini e tu ti è d'età. Ragazzi, in camera a fare i compiti. Let's go, children. Allons-les enfants. Vamos, crianza. Vamonos, niños. Auf geht's, Kinder. Visto? Ma che visto è visto? Questa è una lingua universale. Tedesco, l'inglese. Io parlo 27 lingue. Sai perché non le uso? Perché uso lo zoccolo. Guarda per Mary Poppins e Mary Poppins. Nonna Poppins. Non era più ombrello in da casa che porta male, eh? Signora, come vado via? A per, fai una bella camminata, va. C'è una bella arietta. Ecco.
Basta, giovani d'oggi. Sempre i mezzi vogliono usare. Ma poi come vai a miscela con lo costo?